giornata durante la quale come Pisa Sporting Club presenteremo due novità di questa stagione, in particolar modo una partnership che è quella di introduzione a questa nostra mattinata e poi un'iniziativa che nasce, perdonate il gioco di parole, poi lo capirete cammin facendo, nasce a ridosso del Natale ma è destinata a segnare il nostro cammino, ci auguriamo, per molto tempo. Come detto, l'introduzione è dedicata a questa partnership importante che la società ha siglato con Chianti Banca. Chianti Banca è credito cooperativo numero uno in Toscana per quanto riguarda la propria attività, una banca molto importante, molto radicata nel territorio, che da 5 anni opera sul territorio di Pisa e per crescere ancora di più, proprio a contatto con la nostra città, ha scelto il veicolo nero-azzurro per farsi ancora di più conoscere, mostrare, portare all'attenzione dei tifosi i propri servizi. Ma poi le dinamiche e le particolarità di questo accordo le lasciamo ovviamente ai nostri ospiti, il presidente Giuseppe Corrado e il direttore generale di Chianti Banca Maurizio Farnesi. Ho parlato anche troppo, cedo la parola al presidente Giuseppe Corrado per i saluti, ovviamente. Allora, innanzitutto grazie a voi e benvenuto al nostro nuovo partner. Per noi è devo dire, una grande consapevolezza di stare facendo bene quello che dobbiamo fare, il sapere che organizzazioni importanti, settori industriali importanti come quello finanziario, quello bancario e una banca del territorio ha scelto Pisa per contenere o per proseguire, per contenere la sua presenza sul territorio, ma per proseguire uno sviluppo attraverso anche il veicolo Pisa Calcio. Una quindicina di giorni fa ci siamo visti per presentare altre iniziative e vi avevo ricordato come noi siamo soddisfatti di quello che stiamo facendo e la casualità vuole che con l'arrivo della banca del Chianti, che per noi è orgoglio, no? Perché ogni qualvolta noi riusciamo a essere d'appoggio a delle iniziative, a delle attività industriali, a delle imprese del territorio, ci sentiamo non solo soddisfatti ma lusingati dal poter rappresentare un veicolo di sviluppo. E l'avvento di questo nuovo sponsor che stamattina presentiamo rappresenta il numero 40. Sono 40 nuovi sponsor in questa nuova stagione che è iniziata il 1 luglio, che oggi sta finendo il mese di novembre, quindi è un risultato straordinario. Credo che forse realtà di calcio, società sportive della nostra categoria, ma credo anche della categoria superiore, non siano riuscite a sviluppare in un anno un incremento così importante in numerica nel numero degli sponsor. Questo traguarda un obiettivo importante, e l'avevo già detto, e quindi stiamo arrivando a degli obiettivi veramente importanti che sono la garanzia di continuità della società e quindi di continuità del nostro prodotto che è la squadra, ma rappresentano un traguardo importante per quanto riguarda la scelta che i nostri sponsor stanno facendo su un brand che forse molto probabilmente nel territorio pisano rappresenta una cosa scontata, ma che nel territorio nazionale rappresenta veramente un riferimento da spiegare, da rappresentare a chi vuole utilizzare l'attività sportiva come veicolo di promozione. Questo volevo dirlo perché lo meritano i nostri operatori dell'area commerciale, perché raggiungere un obiettivo così importante, ribadisco, i 40 nuovi sponsor che si aggiungono a quelli dello scorso anno e delle scorse annate che sono state rinnovate al 98%, quindi credo che
praticamente i rinnovi sono arrivati tutti e in più abbiamo aggiunto nuovi sponsor che ci auguriamo ci accompagnino nel nostro futuro di sviluppo, che ci accompagnino e che insieme riescano a calibrare con noi operazioni che portino poi successi alle loro aziende. Con Banca Chianti è un'attività che, come sempre, ve lo anticipo io perché poi la domanda che voi fate, quindi non la fate, è un contratto annuale. Noi vogliamo però su questo contratto annuale stabilire delle opportunità, creare insieme delle opportunità che andranno magari poi a evidenziarsi con la nuova stagione, perché vorremmo lavorare su dei progetti dove Pisa e Banca di Chianti insieme possono essere di supporto ai nostri tifosi, possono essere di riferimento per iniziative che riguardano la vita di tutti i giorni. Quindi insieme con la nostra creatività cercheremo di calibrare delle opportunità. Oggi è un'attività di sponsorizzazione, di sostegno, di utilizzazione del brand Pisa nelle loro iniziative, ma che darà fronte e sarà la fonte di iniziative che insieme andremo a strutturare. Io credo che non vorrei dire troppo di Banca di Chianti, perché lascerei al direttore generale invece parlare di questa realtà che ormai è diventata una realtà importante, e ogni qualvolta noi ci sentiamo di fianco a una realtà importante del territorio abbiamo un senso di orgoglio, perché non dimentichiamoci che quando vestiamo la maglia del Pisa, quando andiamo a giocare le nostre partite, comunque rappresentiamo una città, rappresentiamo un territorio, e noi abbiamo l'orgoglio di rappresentare una città e un territorio che hanno anche rinomanza internazionale, per cui ogni qualvolta riusciamo a far parlare di noi per meriti sportivi, e attraverso i meriti sportivi riusciamo a dare dell'enfasi, della lusinga a chi ci sta di fianco, l'orgoglio diventa doppio. Direttore generale Maurizio Fattini. Sì, ringrazio tutti voi, ringrazio il Presidente per la splendida accoglienza e anche per le bellissime parole che ci ha dedicato. Ripartendo proprio dalle parole del Presidente, il Chianti Banca è presente sul territorio di Pisa dal 2016, ha due filiali tra cui una sede secondaria, e l'obiettivo è quello di sicuramente crescere sul territorio anche con tutta una serie di iniziative. Una delle, diciamo, delle prime di queste fine annata, ma nell'ottica di questo progetto, è la sponsorizzazione che abbiamo, che ci rende anche orgogliosi di averla fatta con il Pisa Calcio, ed è, come dicevo anche prima ai colleghi, oltre che diciamo un deve essere presa come un riconoscimento anche a tutta la città, perché sappiamo quanto il Pisa Calcio sia diciamo sentito dalla città, quanto rappresenti la città, quanto la città sia orgogliosa di questa squadra di calcio. Ha una tifoseria importantissima che l'ha seguita al di là, diciamo, delle ultime vicende sportive sicuramente positive, anche nel passato, quando magari le cose non sono, o comunque la militanza era in categorie inferiori rispetto a quella attuale. Quindi per noi ringraziamo, perché è un'occasione importante per farsi riconoscere e farsi conoscere ancora di più dalla città come presenza. Sposo in pieno le parole del Presidente, perché spero, insomma, sicuramente è un progetto che inizia ora, ma che avrà un suo sviluppo anche negli anni futuri. Vuole essere un punto di partenza e un'opportunità di quelle che possono essere gli obiettivi sia che vuole raggiungere il Chianti Banca sul territorio, sia dello stesso Pisa Calcio. Quindi ripeto, è un qualcosa che ci dà orgoglio, ci fa immensamente piacere che ci sia stata data questa opportunità dal Pisa Calcio, ed è l'inizio di una serie di, diciamo, attività o comunque di iniziative che vogliamo intraprendere sul territorio di Pisa.
Poi ripeto, io sono in parte anche un po' pisano perché ho il babbo pisano, per cui un affetto particolare ce l'ho, qualche partita del Pisa anche fin da piccolo l'ho visto, quindi è un qualcosa che fa piacere anche da un punto di vista personale, però ripeto, è un qualcosa il Pisa Calcio che, e riprendo anche qui le parole del Presidente, che in qualche modo rende visibile la città di Pisa su tutto il territorio, su tutto il territorio nazionale. E come tifoseria, come città, il Pisa Calcio è estremamente importante, quindi si creano delle sinergie di indubbio valore, quindi per la città di Pisa deve essere un vanto, ecco, avere una squadra di calcio importante, che abbia progetti importanti, che abbia una società importante alle spalle e che abbia degli obiettivi sicuramente sfidanti e sicuramente importanti, così come in questo ci accomuna, così come le acque antibanca sul territorio toscano. Noi copriamo quasi tutte le province presenti sulla regione toscana e quindi il fatto di essere ora qui con voi, essere sponsor del Pisa, ripeto, per noi è sicuramente motivo di orgoglio ed opportunità di crescita, e questo, ecco, speriamo che sia, e sicuramente da parte nostra lo è, l'inizio di una collaborazione che si ripeterà anche negli anni futuri, augurando a tutti, ecco, le migliori fortune e il raggiungimento degli obiettivi prefissati. Grazie dottore, io mi auguro che il suo augurio colga nel segno. Augurio di cuore, La volevo tranquillizzare, perché la simpatia e il tifo per il Pisa è una di quelle malattie non gravi, ma dalla quale non si guarisce neanche con i vaccini, quindi è impossibile debellarla, per cui lei deve convivere con questa situazione. Sì, sa che non morirà, però il tifo per il Pisa. C'ho il mio babbo che, insomma, esatto, ha una veneranda età, 96 anni, ha fatto 3 vaccini anti-Covid, però insomma il Pisa è riuscito a arrivare a star bene a 96 anni proprio perché il Pisa gli ha dato tante soddisfazioni in questi anni. Prima di passare alle domande, se ci sono delle domande per i nostri ospiti, ovviamente apro e chiudo una parentesi, tutto quello che riguarda Extra, Presidente, è a disposizione brevemente, però a margine dei due eventi. Vi do due indicazioni che possono esservi utili anche per fare domande. Nell'ambito del rapporto di partnership con Chianti Banca ci saranno degli eventi organizzati anche nei punti vendita delle filiali, Chianti Banca, e poi c'è una curiosità, una particolarità che riguarderà da vicino tutti i tifosi, perché il logo di Chianti Banca, che adesso vedete qua accanto proprio al nostro logo, apparirà in tutti i biglietti che saranno emessi, cioè il tifoso del Pisa che andrà sul Ticket One ad acquistare il proprio biglietto, quando andrà a stamparlo troverà il logo di Chianti Banca impresso sul PDF, quindi è un modo che ha scelto Chianti Banca proprio per avvicinarsi. Il biglietto è il passaporto per l'arena, sul passaporto per l'arena ci sarà Chianti Banca. Prego, se ci sono domande, Michele. Io sono colpito di questo fatto di 40 sponsor, infatti mi volevo chiedere, Presidente, se per caso, insomma, anche, non so, studiato qualche iniziativa che li metta tutti insieme, qualcosa proprio anche per la città in qualche modo, insomma, perché secondo me è un paio, penso sia un record, probabilmente. Devo dire che noi abbiamo previsto iniziative, una l'abbiamo fatta un mesetto fa circa, no, dove abbiamo presentato per loro, proprio trasversalmente per loro, adesso c'è anche Chianti Banca, quindi potrà beneficiare anche Chianti di questa opportunità, dove l'attività di uno sponsor è andata a vantaggio degli altri, in quel caso per delle confezioni per il regalo del Natale. Già abbiamo previsto un evento che andremo a fare per farci gli auguri di Natale, quindi io credo che il nostro compito è proprio di creare quella che gli inglesi chiamano cross fertilization, di positività, che quindi il vantaggio di uno vada a beneficio degli altri. Ecco, questo è il vero meccanismo virtuoso che un media che raccoglie tanti sponsor, perché noi
devo dire, grazie all'attività di Marco Aceto, della Sara, della Flavia, delle persone che hanno lavorato in questi mesi, siamo riusciti a creare valore a tal punto che, devo dire, in qualche caso abbiamo beneficiato della sollecitazione che lo sponsor veniva a fare, manifestandoci la volontà di essere uno sponsor del Pisa. Il nostro impegno era quello di creare un vestito su misura per lui e non andarlo a sovrapporre a quello che avevamo fatto per un altro. Quindi sicuramente questo è il nostro obiettivo dei prossimi mesi. Non ci aspettavamo sicuramente a luglio di arrivare a questi numeri. Visto che ci siamo arrivati, avremo tutto il secondo semestre proprio per attivare e mettere insieme iniziative, operazioni che facciano trarre beneficio alla fine ai nostri sponsor. Noi il beneficio già lo abbiamo preso perché abbiamo avuto il sostegno di questi sponsor, e se creiamo beneficio per loro avremo l'opportunità di avere di ritorno per le prossime stagioni. Io ho sempre detto che nel mondo del media, della comunicazione, della pubblicità, un mondo che io ho conosciuto, ho frequentato, l'ho detto a chi era mio collaboratore, il vostro impegno non è andare a strappare un contratto, noi dobbiamo creare un cliente per la vita, un partner per la vita, perché se noi avremo le capacità di soddisfare le loro esigenze, il cliente non lo perderemo mai, il partner non lo perderemo mai. Se invece saremo tanto bravi commercialmente a strappare un contratto, l'anno dopo avremo un altro problema da risolvere. No, se posso intervenire, ecco, sono parole importanti quelle del Presidente, in cui tra l'altro mi riconosco perfettamente, perché poi uno fa un'attività e uno ne fa un'altra, ma i punti fondamentali sono quelli che hai illustrato e sono sempre quelli, non è che si inventa qualcosa di nuovo. Le però cambiano approccio, esatto, marketing. Esatto, l'approccio è quello, al di là o biscotti, al di là, al di là dell'attività è questo. Quindi quello che diciamo ci trova perfettamente d'accordo è su questo punto. Però soprattutto per una società di calcio avere una mentalità imprenditoriale, un approccio di marketing di questo tipo, se mi permetto, cioè, permettetemi di sottolinearlo, perché non si trova, ecco, non si trova sempre e non è scontato. Quindi questo dà tranquillità, diciamo tra virgolette, anche agli sponsor, ma lo deve dare anche alla città e alla tifoseria tutta. Però ecco, le parole del Presidente tra virgolette sono perfette, perché se si riesce a creare un connubio vincente fra quello che è la società, fra quelli che sono gli sponsor, fra quelli che sono tifosi, quello che è la stampa, quella che è la città, sicuramente i risultati prima o poi arrivano e si avvicineranno sempre più sponsor, perché quello che interessa è anche che ci sia, al di là poi della sponsorizzazione, dell'importanza della squadra e tutto, è che ci sia un progetto che viene considerato un progetto che abbia determinati valori e che crei valore anche per il futuro. Quindi se mi posso permettere, ma non importano ecco le mie parole, il progetto in questo senso secondo me è un progetto vincente che avrà sicuramente un futuro e avvicinerà ancora più sponsor. Quindi capisco la meraviglia dei 40 sponsor nuovi eccetera, ma penso che, se mi posso permettere, la strada intrapresa sia sicuramente quella giusta e si avvicineranno ancora più sponsor, e gli sponsor fra loro sono contenti di questa sinergia, perché si conoscano, perché possano portare avanti determinati rapporti anche fra di loro, possano nascere determinate collaborazioni, quindi è un volano anche per tutta l'economia. Quindi si parte da una squadra di calcio per andare a finire poi a quelle che sono uno sviluppo anche, diciamo, sicuramente territoriale, ma comunque che ha ripercussioni positive su tutto il territorio, su tutto il tessuto industriale e comunque economico della città. Questa è l'importanza che c'è ora, secondo me, del Pisa Calcio, che non è scontato trovarla in tutte negli ambienti, se non altro negli ambienti sportivi, insomma, ecco. Andrea Chiavazzi. Sponsor su un totale un centinaio di sponsor, che è un numero elevatissimo, praticamente, da perché non sono gli sponsor, voglio dire, delle robettine, no, sono sponsor significativi, no, che vanno da Settilar, che è il main sponsor della maglia, a comunque
sponsor tutti significativi che, con i quali si strutturano delle operazioni, questa è quella del biglietto, altre, cioè oggi noi tutto quello che c'è da riempire l'abbiamo riempito. Anche il settore giovanile, femminile, tutto. No, ognuno è chiaro che poi va a cercare il target di riferimento corretto, alcune aziende sono più allineate alla parte delle squadre femminili e noi cerchiamo, quando vi abbiamo presentato Figurella abbiamo parlato delle squadre femminili. Io credo che una realtà, cioè il dottor Farnese ha fatto riferimento a una cosa su cui non voglio più ritornare, no? Fino a qualche tempo fa, purtroppo ancora oggi, e non solo nelle serie inferiori, anche nelle massime serie, si confonde la squadra di calcio con la società. La società è una società, quindi la squadra di padrone è un prodotto su cui bisogna lavorare, esatto. Perché è quella che è il prodotto della società, no? Come i servizi finanziari sono il prodotto della banca, ma quando si fa una valutazione di carattere generale si valuta la società e le decisioni vengono prese sulla base del progetto industriale della società. E a volte purtroppo il mondo del calcio, come alcuni mondi più effimeri, no? Che io ho frequentato per 7-8 anni, per certi versi frequento ancora, ma dico più direttamente il mondo del cinema era molto simile, no? Cioè si vive del film ma non si capisce che dietro c'è un meccanismo industriale che è quello che deve sostenere il film, se no il film non ti farà né diventare ricco, ma neanche diventare, magari diventare povero, ma non diventare ricco. Il mondo della canzone, no? Ci sono i mondi dell'intrattenimento che si assomigliano, no? E quindi bisogna avere la forza di capire che è la società quella che guida tutto il resto, però per far questo occorre avere un'esperienza gestionale che è poi la stessa che puoi avere in un'azienda di largo consumo piuttosto che in un'azienda dei beni durevoli, in un'azienda di servizi, no? Io ricordo, ero neolaureato, andai a lavorare in Barilla e all'epoca Barilla era un'espressione assieme a Procter & Gamble dei massimi livelli già del marketing, perché Mulino Bianco era faceva scuola all'università, faceva scuola. Come Benetton, sì. Come... E mi ricordo che a volte ci confrontavamo in certi congressi con direttori marketing della banca, no? E allora era una parola il marketing, ma non c'era in banca. Oggi la banca fa marketing, ma allora era una parola, bisognava avere il direttore marketing, ma era una parola, sì, non sì. Era un'attività, no? Era una casa, perché era una realtà, il settore finanziario che sì. È cresciuto. E questo vale oggi per l'intrattenimento, sì. perché una delle forme di intrattenimento più significative, magari che rappresenta comunque un'industria che drena 3-4 miliardi di fatturato, per cui il calcio non è un settore, però molto probabilmente deve essere gestito in chiave industriale in una maniera più... più consona, no? Perché così dai tranquillità anche agli sponsor, esatto. Perché sennò tu corri il rischio che chi raccoglie la simpatia del tifoso, che è anche un'azienda, vabbè ti do questo, ma è una raccolta fondi, non è una sponsorizzazione, che è un'altra roba. No, esatto, cioè perché determinati sponsor si avvicinino a una società deve esistere un progetto, deve esistere la società. Da parte poi, diciamo, vedendola da parte delle banche, l'attività bancaria è cambiata, è stravolta nel corso, ma anche nel corso probabilmente di un periodo, un lasso temporale inferiore negli ultimi 10 anni, no, è cambiata, ora noi si conosce da una vita, abbiamo frequentato, ma lo conosco da te. Vabbè, su Monte Paschi si potrebbe, però preferisco non su questo non entrare nel merito. Però anche da parte, esatto, anche da parte, diciamo, delle banche, l'attività, quella che era caratteristica propria, impieghi, raccolta, su quelli i bilanci non si fanno più, si fanno sui servizi e sono importantissimi per le banche come per tutte le società le relazioni.
senza relazioni, senza avere un progetto di visibilità, senza avere un progetto di marketing, alle spalle del quale, ritorno a dire, ci vuole una società, ci vuole una società seria, però ci vogliono anche le idee, la voglia di stare sul mercato, la voglia di creare valore, e questo però, ecco, questo mio sforzo non sempre viene riconosciuto. La città, anche dal punto di vista, parlo in generale, non parlo di Pisa, insomma, se si riescano a creare le sinergie giuste con la città, anche con le amministrazioni, con tutta una serie di iniziative, si crea valore importante per la città, perché pensate col calcio ogni domenica quante persone si spostano, ora a parte il periodo della pandemia, quante ne coinvolge emotivamente con la televisione, con le possibilità per la ristorazione, possibilità certo, per i gadget, per tutto l'indotto, quindi è un mondo che si muove intorno al calcio, però ci vogliono società gestite come società. Poi sono perfettamente d'accordo, come noi abbiamo i nostri prodotti, come noi abbiamo i nostri fondi, abbiamo gestito eccetera, la società alla società, alla squadra, però la squadra sola non basta, è importante la società, quello che attrae, diciamo, gli sponsor è che se la squadra va bene e tutti se ne guadagnano, perché vuol dire che il prodotto è venuto bene, c'è maggiore esposizione, se ne parla di più, quella che dà tranquillità, diciamo, a un investitore o allo sponsor è che ci sia una società con delle idee che crea valore, e questo secondo noi, ecco, il Pisa in questo momento ce l'ha sicuramente, insomma. Tu devi presentare la domanda, poi chiudiamo. Mi è sfuggita a me, al di là dei biglietti, come ha detto Riccardo, la sponsorizzazione anche su altre parti, tabelloni. Sì, quello sì, beh, chiaramente è diventato uno sponsor, quindi ogni qualvolta ci saranno eventi del Pisa, Banca Chianti apparirà, dal biglietto ai LED sul campo. Però abbiamo poi in animo di fare delle iniziative proprio tailor made su potenziali consumatori, no? Che adesso magari si lamentano delle banche e avranno invece poi la maniera di... Sì, ma poi abbiamo anche, banalmente, abbiamo anche dei biglietti, insomma, per la partita. No, ma io sto scherzando, naturalmente. Ho visto che l'avete detto confidenzialmente. Siamo amici, tra virgolette. No, no, è no, al momento per questo occupato. Magari forse per gli abbonamenti l'anno prossimo. Sì, si possono fare tutta una serie di iniziative anche per i tifosi. Noi miriamo è quella di essere da supporto ai nostri fans che attraverso la banca possono avere delle agevolazioni. Anche, esatto, eventualmente per gli abbonamenti, per le trasferte, per i club, insomma, tanto si può creare. Bisogna partire almeno 6-7 mesi prima, sì, esatto. Non a caso. Quest'anno siamo entrati, tra virgolette, esatto, in corsa, è la prima esperienza, ripeto, per noi è importantissima, ma ecco, se c'è la possibilità oggi non faremo più altre se no il marketing è... da questa partita tanto inizia oggi la prevendita, per cui chi andrà a fare il biglietto troverà Chianti Manca.